Ecco, ciao. Ciao. Allora, sopra allegati a questo video ci sono i riferimenti riguardo alla corsa dei maiali che si tiene a Cilavegna. A Cilavegna fanno questa sagra. La sagra dell'aspargo, poi non capiamo perché la sagra dell'aspargo, poi fanno correre i maialini. Esatto, e l'anno scorso noi siamo andati a questa sagra dell'asparago dove ci sono appunto i maiali che corrono e abbiamo interrotto la gara. Cuccioli di Cuccioli di maiali, ecco. maiale, sono dei maialini così e appunto vedrete le condizioni in cui sono tenuti. Lo vedete nel link allegato di YouTube. Vedete questi cuccioli terrorizzati, tirati fuori dalle casse in maniera coercitiva per correre per la sagra dell'asparago. Noi abbiamo fatto questa petizione su CerGeorg, che trovate, per firmare questo palio, che tra l'altro la LAV era riuscita a interrompere tot anni Diversi anni fa, fa. sì. E siamo arrivati quasi a 5.000 firme. Arrivando a 5.000 firme significa che andiamo a quasi superare, se non essere in pari, con gli abitanti del paese. Quindi sarebbe importantissimo che si arrivi a questo numero. Ci siamo quasi, mancano un 400 firme. Esatto. E ci teniamo tantissimo perché comunque sarebbe una battaglia, almeno una tra le tante battaglie, almeno questa di riuscire a portarla a termine. Eh sì, anche perché ci sono altri modi, altre competizioni, la corsa col sacco che è molto più divertente, o altri giochi che sono molto più familiari, Infatti. senza impaurire i poveri maiali che sono cuccioli. Immaginate voi, paura, panico, in mezzo a tutta quella gente che fischia, che urla, insomma, non è etologia Cuccioli giusta. portati con queste casse, con la come si chiama quando suonano, la banda, Suonava. ecco, queste quattro casse, ognuno in una cassa con la banda, un casino allucinante. Infatti noi ci eravamo chiesti in quel caso lì, prima di fare l'azione, utilizzo il megafono o no? E ho Esatto. pensato, no, magari si spaventano. Poi abbiamo visto il casino che c'era e quindi ci Anche il siamo. megafono non serviva dal Esatto, non casino che c'era. serviva dal casino che c'era e quindi abbiamo utilizzato il megafono. Il maiale muore di colpo di calore in 3 minuti, come il cane. Lì c'era la sabbia rovente, c'era il sole, lì dove c'era l'arena non c'era acqua. Ecco, rendiamoci conto. Sì. Appunto, siamo sensibili per i nostri cani, però non cambia assolutamente nulla. Anche loro sono animali dolcissimi. Quindi chiediamo questo, come lo chiediamo per tutti i pali, quelli in cui adesso c'è per esempio il palio di Legnano dove è stato ucciso questo cavallo polveroso, lo chiediamo anche per i maiali e per tutte le sagre, questi Esatto, qua, tutte le esatto. varie corse che non servono a nulla, dai, sono tradizioni medievali, dobbiamo evolverci, dai, siamo nel 2018, ci sono altri giochi, dai, anche più Possiamo correre divertenti, secondo noi, lì me. Esatto. c'erano le persone vestite in costume, il costume tipico del paese, che sono cose bellissime. Organizzino giochi tra le varie contrade Esatto, del perché paese, cioè. noi non siamo contro alle feste, perché le feste va bene, è giusto che ci si diverta, che ci si svaghi un attimino, però feste senza sofferenza animale, senza animali, ci si può divertire senza Noi animali. avevamo vicino quattro ragazzine prima di entrare nell'arena a interrompere la cosa. E io sono rimasta colpita da una di queste ragazzine che non vedeva l'ora di vedere i maialini. Cioè, lei era contenta di vedere i maialini. Il problema è che però lì cosa passa a questi ragazzi, a questi bambini? Il concetto che si possa ridicolizzare qualcuno che fa qualcosa contro la sua volontà. È totalmente diseducativo, perché lì, se vedete, c'è il maialino che a un certo punto cerca di scavalcare le balle di fieno con cui erano fatti i corridoi, viene preso e rimesso in pista. Cioè viene fatto passare a dei bambini che sono ancora puri. Un messaggio sbagliato, cioè non si può ridere alle spalle di qualcun altro che fa una cosa contro la sua volontà. Queste cose sono totalmente diseducative, da lì è un attimo passare al bullismo, Esatto, la prepotenza, al non è tipo che viene costruttivo. preso in giro da tutta la classe, qualsiasi cosa faccia. D'accordissimo, non è educativo e non è anche costruttivo, no? Noi dobbiamo insegnare alle future generazioni la compassione, l'empatia, no? Per i più deboli. In quel caso sono proprio i maialini. I maialini, se li vedete nel video, sono piccoli, sono cuccioli,
sarà maialini di 2-3 mesi, Sì, ecco. appena svezzati, completamente. In natura sarebbero con la loro famiglia e immaginatevi un bambino, perché se lo assimiliamo alla nostra specie, un bambino, quattro bambini che vengono buttati in un camion e vengono costretti a correre nel casino totale. Cioè io mi ricordo da bambina, il primo giorno quando mi hanno portato all'elementare mi sono messa a piangere. Perché andavo fuori dal mio contesto, ecco, alle elementari con tutto che mi era stato spiegato, eccetera. Immaginatevi cosa può provare un cucciolo di qualche mese, a cui ovviamente non è stato spiegato, perché non c'è modo di spiegarglielo, perché non appartiene alla loro natura. Immaginate voi sotto il sole, tutti che urlano, poi vengono appunto spinti con urli, no? Per correre Sì, c'è la scena, c'è all'inizio, nel montaggio che abbiamo fatto, si vede questa persona con la cassa aperta che lo tira fuori, perché ovviamente il maiale non Non vuole voleva uscire. uscire, perché la cassa in quel momento lì era il suo riparo dal sole, dal casino, dalle urla, e per non parlare poi cosa ci hanno detto le persone, Pensate, cioè. si sentiva più sicuro in una gabbia che fuori. Questo fa capire tutto, no, ragazzi? Quindi questo, la petizione è lì sopra, Firmate, firmate, firmate firmate. Fatela veramente. girare. Dai, dobbiamo interrompere queste sagre, queste feste. Dai, su, non si può veramente andare avanti ancora con bullizzare animali. Perché questo è bullismo, cioè Sbeffeggiare, sì. hanno fatto degli studi degli psicologi, non noi, degli psicologi, e hanno detto che quello è l'inizio del bullismo, ma d'altronde i serial killer, per andare oltre, la pratica la fanno sugli animali, cioè questo è ridere di qualcuno è bullismo, in questo caso si tratta di ridere e basta, però comunque è la base di quello, quello che viene fatto ai nani al circo e via discorrendo, mettere qualcuno in inferiorità e differente da te lo prendi in giro. I nostri metodi, se guardate nell'azione, sono stati iperpacifici, ci siamo beccati in faccia la Di sabbia, tutto, il sabbia, fieno, fieno, ci strappavano i cartelloni, cartelli. ci insultavano, Ci levavano gente le balle di che. Sì. fieno da sotto il sedere per farci cadere, ci hanno rubato il megafono, a un certo punto poi ce l'hanno reso. Genitori davanti ai bambini che ci urlavano di ogni, veramente. So che uno aspetta tutto l'anno per questa festa, però ci sono alternative per festeggiare questa festa, perché noi non vi chiediamo di interrompere la festa, vi chiediamo solo di non usare C'è animali. una frase per dire il livello, c'è stato detto che noi siamo contro il salame perché non lo prendiamo. Ecco, questo era il livello del tutto. Quindi capisci, cioè, che da quello poi scaturisce quell'altro. Prendi in giro il maiale, ti diverti alle spalle del maiale, si infilano gli attivisti nell'arena per i diritti di un altro essere Fate correre senziente, loro che qua. e a quel punto gli attivisti prendono il posto del maiale e vengono presi in giro esattamente come il maiale, anche di più, perché noi in quel caso lì stavamo interrompendo quello che per loro è un diritto, mentre noi vorremmo che il diritto di tutti fosse vivere in pace. E veramente adesso nel 2018 l'interrompere le sagre con animali, con lo sbeffeggiamento di animali, i pali, eccetera, forse ce la possiamo fare. Dai, l'evoluzione della specie, su, bisogna andare avanti, bisogna abbattere queste tradizioni, queste culture medievali, dai. Quindi firmate la petizione e vediamo questa E volta di. mandatela in giro, spammate ovunque. Mandatela in giro, mandatela ai vostri contatti anche che mangiano ancora Esatto, carne. bravissimo. Perché c'è un sacco di gente, io quando mangiavo carne ero contro il palio di Siena, all'epoca conoscevo solo quello. Bravissimo, bravissimo. Quindi veramente allargate questa cosa, che anche in questa maniera qua magari si avvicinano le altre persone per poi portarle anche a riflettere Passaggio è sull'alimentazione. breve, no? Se sei Quindi sensibile, se sei sensibile. esatto. Condividetela con tutti, che queste cose sono allucinanti per tanti. Ecco. Grazie, e Grazie. sopra c'è il link della petizione e dell'azione, che così vedete come sono stati trattati i maiali, più che quello che abbiamo fatto noi. Grazie, Grazie. ciao! Ciao.